Tutti pronti per il ballo in maschera? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un'altra maschera, una maschera facile facile. Dico un'altra perché ho già girato un video con la maschera, ma non so se ve l'ho messo già prima o dopo. Comunque, oggi un video in cui vi insegno a fare una maschera semplice semplice e comoda comoda da indossare e anche super fashion lurex wow. Una bellissima maschera di carnevale che renderà il vostro carnevale prezioso come un merletto. Vi ho detto già abbastanza, prima di passare sul piano da lavoro vi ricordo soltanto che se volete contribuire alla vita di Arte per Te in maniera fattiva potete farlo cliccando sul pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Grazie se vorrete farlo e sappiate che tutti i vostri contributi verranno impiegati per migliorie tecniche sul canale, mentre se invece non potete farlo o non volete farlo, grazie lo stesso anche solo per essermi stati ad ascoltare. Vi aspetto tutti sui miei altri canali, Due Cuori Una K e Ombretta. Vi lascio i link qui giù nel box informazione e qui dove c'è la i col pallino, e basta parlare. Adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra maschera di carnevale con la colla a caldo. Ed eccoci pronti per creare la nostra mascherina con la colla a caldo. Ci occorrerà anche un elastico e per eventuali errori una forbicina. Cosa ci occorrerà? Semplicemente un foglio di carta forno su cui avremo disegnato la nostra mascherina. Io cosa ho fatto? Ho disegnato mezza sagoma, poi ho piegato a metà il foglio e ho ricalcato l'altra metà in modo da essere speculare. Mascherine online ce ne sono 250 milioni e il bello è anche crearsela un po' da soli per averla esclusiva. Poi delle stecche di colla a caldo, io le ho scelte blu e glitterate, sono meravigliose. E naturalmente occorre anche la pistola per colla a caldo. Mano ferma, facciamo riscaldare bene la pistola e iniziamo subito. Iniziamo proprio facendo i margini della mascherina. In questa fase dobbiamo cercare di essere costanti nella pressatura del grilletto, perché se andiamo a strattoni tutta la maschera verrà a strattoni, quindi piano piano con mano morbida proseguiamo. Se dovessimo accorgerci di sbagliare, non vi preoccupate, finché la colla a caldo è calda potete ripassare per sistemare, per intenderci, vedete, e tirarla meglio come credete con la punta della pistola ancora calda. Una volta fatta la mascherina comincio a riempire con i rigori speculari da una parte e dall'altra e deciderò strada facendo anche un po' per opportunità che tipo di decoro fare, tipo se fare delle palline qua e là oppure se cominciare a fare degli rigori più precisi. Io per esempio andrò a compilare attraverso l'immissione di palline che leghino tra di loro le diverse sezioni della mascherina. E se come me vi accorgete di aver sbagliato il disegno, niente paura, basterà tagliare quello che vorrete eliminare, quindi è molto semplice da riprendere. Senza paura, rifacciamo il tutto.
Ok, io per il momento mi fermo qui, aspetto che si asciughi definitivamente tutta la maschera e poi vediamo insieme il risultato. Prima di concludere, un'ultima cosa che voglio fare è rinforzare ben bene tutti i margini, perché qui poi andrà a risiedere la forza e la robustezza della nostra mascherina. Quindi specialmente i margini laterali, dove poi andrò ad agganciare l'elastico per far tenere bene la maschera al viso. Mi fermo, se no non la smetto più di aggiungere particolari, e io volevo fare una cosa semplice e non complessa. Quindi mi fermo qui e vediamo poi tra un po' il risultato. Ed eccoci qui, pronti per la prova stacco dalla carta forno. E... wow! Staccati, staccati, vieni via. E voilà! È venuta via, perfetta, guardate che bella. Adesso la libero da tutti i filamenti di colla, perché naturalmente anche in questa ci sono i filamenti di colla. Poi cosa faccio? Prendo semplicemente un elastico, con un paio di forbici taglio l'eccesso, quindi giro la maschera dalla parte piatta, che sarà quella che si adagerà al viso. Se non vi va di farla appoggiare al viso direttamente con il silicone, ma non succede nulla perché è silicone, quindi non è, è tossico, potete foderarla con del tulle, ma io vi consiglio comunque invece di lasciarla così, è sempre più pratica. Di conseguenza, cosa fare? Infilare in uno dei buchini più al lato un pochino di elastico, chiudere perfettamente i nodini. Se volete comprate un elastico a nastro, quindi quelli un po' più spessi, sono anche molto belli. E se volete fissare ulteriormente l'elastico, pushateci sopra un puntino di colla anche dall'interno, in modo che non si muova più. Lasciate che il tutto si asciughi, dopodiché indossate la vostra bellissima ed esclusiva maschera di carnevale. Una maschera veneziana fatta in 5 minuti con la colla a caldo. Ma non è bellissima? Per una dama, per un cavaliere misterioso, potete variare i colori, perché le stecche di colla a caldo ci sono di qualunque colore, sicuramente dorate, argentate, verdi, rosse e blu, le troverete tutte. Quindi divertitevi, sbizzarrite la vostra creatività e create tantissime maschere con la colla a caldo. Ora vi lascio alle foto per meglio farvela apprezzare e noi ci vediamo dopo. E buon carnevale!
Visto che bella la nostra maschera, non sembra un merletto con le colle glitterate, viene davvero già finita. Non dovete fare altro che agganciare i laccetti e indossarla per vivere le più belle serate di carnevale. Divertitevi a creare 250 milioni di maschere, postatemele tutte sulla pagina Facebook di Arte per Te, fatemele vedere. E che dire, buon carnevale a tutti! Noi ci diamo sempre appuntamento qua, regalatemi un pollice in su, una condivisione e io vi mando un grande bacio. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!